Ciao a tutti, siamo a fine luglio, 27 luglio, giovedì, e siamo sempre stati abituati a ricevere un update in corrispondenza dell'ultimo giovedì del mese. Molto probabilmente non uscirà niente oggi, visto che di solito alle 6 del mattino, alle 8 del mattino, alle 10 del mattino troviamo i server aggiornati, con ovviamente la patch disponibile per essere scaricata nel gioco. E ho visto che molti di voi mi hanno chiesto nei messaggi in video precedenti se sapessi qualcosa dell'aggiornamento. Eccoci qua quindi per parlarne. Se volete supportare il canale e tutti i contenuti che porto e non perdervi ovviamente i futuri caricamenti, iscrivetevi adesso e lasciate un mi piace. Per me, ragazzi, è veramente fondamentale per continuare a dedicare tempo e portare appunto contenuti. Cosa sappiamo ad oggi? Due cose. Oggi, il 27 luglio, non uscirà molto probabilmente niente. La seconda cosa che sappiamo è che invece il 7 di agosto ci sarà una nuova auto introdotta nel gioco. In passato ho portato un video in cui mostravo un'anticipazione su una GR Corolla, sarebbe stata aggiunta nel gioco, e così sembra appunto essere. Il 7 di agosto verrà introdotta una GR Corolla, non la versione Circuit, quella che è stata appunto mostrata tempo fa, ma una nuova versione, la Morizo. E questa introduzione del gioco avverrà per step. Il primo giorno avremo a disposizione l'auto per della pratica libera sul circuito. E da quel che leggo dovrebbe esserci l'introduzione poi di un nuovo evento al Road Atlanta il 27 di agosto, che potrà essere corso soltanto con questa GR Corolla. E dal giorno successivo, il 27 agosto, chiunque avesse partecipato in uno dei round della Toyota Cup riceverà quest'auto in regalo. Se vi ricordate, tempo fa, ormai diversi mesi fa, con la Ferrari VGT è successa la stessa cosa. C'è stato un periodo limitato in cui partecipare a una determinata gara e per tutti i partecipanti l'auto poi veniva offerta gratuitamente nel proprio garage. Successivamente l'auto per tutti costava almeno una milionata. Quest'auto non costerà così cara, però chi parteciperà all'evento la prenderà gratis ancora prima della sua uscita nel Brand Central. Gli aggiornamenti comunque sul gioco non finiscono qua, perché il weekend del 10 di agosto ad Amsterdam si terranno le finali della Manufacturers Cup e della Nations Cup. Questi eventi saranno il venerdì e il sabato, quindi l'11 e il 12 agosto, mentre il giovedì ci sarà un'anteprima, verrà proiettato il film su Gran Turismo e in sala ci sarà anche il nostro caro amico Kaz. Adesso io non voglio portare troppi spoiler, ma credo che questa piccola cosa potrebbe accendere in qualcuno di voi una lampadina che dica: ma per caso io non confermo e non smentisco. La butto lì, vediamo cosa succede. Porto nei prossimi giorni un video dedicato a quanto ho appena detto, perché mi sa che voglio raccogliere un po' di informazioni anche da voi prima di non so cosa. Fatemi sapere, come sempre, nei commenti cosa sperate che esca a questo punto il 7 di agosto con l'arrivo sicuro, perché ci sarà una manutenzione dei server. Questo è ufficiale, dichiarato ormai dalla Polyphony. Fatemi appunto sapere se sperate arrivi qualcos'altro oltre questa prova pratica con la GR Corolla. Magari un nuovo tracciato. Abbiamo visto il Gilles Villeneuve, quello a Montreal, in Canada, che all'interno del gioco come dato esiste. Magari non esce ad agosto, o magari sì, ci sorprendono, così siamo un po' più tranquilli. Arriveranno nuove auto, arriveranno nuovi eventi. Menù del caffè sono morti, io vorrei tantissimo menù del caffè, come vorrei l'aggiunta di un campionato nei circuiti mondiali. Sapete, sotto c'è una lista, aggiungetene uno e sarebbe ancora meglio aggiungeste l'opportunità di creare campionati custom da zero con ricompense adeguate. Per oggi credo di aver coperto tutte le cose che volevo portare nel video. Aspetto i vostri commenti e ci vediamo alla prossima. Ciao!